freschezza e la bontà del latte sulla tua tavola. Per una colazione ricca di energia e allegria, latte fresco Silac. Che energia la bontà! Stato quotidiano, è il 3 dicembre 2013, siamo nella scuola media Croce Mozzio Iaccarino di Manfredonia con la professoressa Castriota Stefania. Oggi c'è l'apertura di questo mercatino di Natale. In cosa consiste? Allora, prima di tutto buonasera, sono l'insegnante di tecnologia della scuola Mozzillo e quest'anno abbiamo pensato di organizzare un mercatino di Natale e lo scopo è esclusivamente benevolo, nel senso che il ricavato verrà devoluto a favore della casa famiglia o della mensa dei poveri, I ragazzi, quello che vendiamo cos'è? I ragazzi hanno realizzato ogni singolo prodotto che poi dopo andremo a vedere, l'hanno realizzato i ragazzi della prima media, seconda e terza media, di tutte le sezioni chiaramente, quindi è stata coinvolta tutta la scuola e in prima media hanno realizzato delle palline di Natale con la carta pesta, quindi materiale povero, quindi basso impatto economico visto che c'è la crisi, e abbiamo realizzato invece in seconda media dei ricettari, dei quaderni con imbottiti, i ricettari perché appunto in attinenza proprio al programma c'è l'alimentazione, per cui abbiamo realizzato i ricettari, mentre in terza media abbiamo realizzato, si vede qui, le ghirlande di Natale, sempre fatte con la carta pesta, quindi la base è quella di una ciambella che poi viene rivestita con la carta di giornale e con la carta igienica. Questa è una fase propedeutica, per poi ci sarà un open day aperto a tutte le scuole, come ci dice? Sì, l'open day è l'11 di dicembre, di corrente mese, e dove è aperto a tutti i genitori e a tutte le scuole. Poi abbiamo realizzato poco tempo fa, 15-20 giorni fa è finito, il laboratorio del presepe, dove abbiamo è proprio un progetto sulla dispersione. Noi abbiamo qui dei calchi che vengono proprio da Napoli, quindi in silicone, e i ragazzi hanno quindi realizzato i pupi con il gesso a presa rapida, dipinti, e abbiamo realizzato inoltre tutte le casette in carta pesta, con il polistirolo, cioè fatto integralmente da loro. I ragazzi si sono appassionati anche perché siamo praticamente nell'era, è vero che siamo nell'era digitale, ma l'era digitale è anche un'era di impoverimento, per cui loro, c'erano alcuni che non avevano, addirittura non si volevano sporcare, invece si sono appassionati e hanno fatto veramente una grossissima impresa. Fare le attività della scuola, noi ricordiamo l'anno scorso c'è stato l'accorpamento con la scuola Croce, però la Mozzillo è l'unica che non ha perso i numeri di iscritti, comunque che ci sono attività collaterali, diciamo, tra le attività didattiche. No, non abbiamo perso iscritti, gli iscritti che avevamo li abbiamo conservati, praticamente siamo in pareggio. Grazie a questa attività comunque che svolgete, queste cose collaterali. Spero di sì, che insomma ci sia riconosciuta questa cosa, sì, può anche essere, che sia, perché è una scuola a conduzione familiare, una scuola dove c'è chiaramente un occhio particolare per i ragazzi, proprio perché abbiamo quattro sezioni, per cui c'è il vicepreside che controlla in maniera puntuale, quindi c'è un occhio particolare, chiaramente, come tutte le cose piccole vengono controllate meglio. Siamo con il professor Nicola Palumbo, fiduciario del Presso Mozzillo, la scuola media Croce Mozzillo. Abbiamo visto nelle immagini il presepe del quale ci parlava la professoressa Castriota. Vogliamo parlarne? Sì, abbiamo già visto che la professoressa Castriota vi ha già illustrato del mercato, quant'altro si è creato e si è realizzato in questa scuola per questo periodo natalizio. Io volevo semplicemente aggiungere che non è questa l'unica attività che faremo in questa scuola in questo anno scolastico, tant'è che per quanto riguarda le classi seconde siamo in procinto di andare a Napoli, al San Carlo, per vedere la manifestazione, lo spettacolo
del barbiere di Siviglia, e invece le terze le porteremo come al solito ormai da 15 anni alla Camera dei Deputati, laddove potranno conoscere il palazzo di Montecitorio, e grazie all'onorevole Antonio Leone potremo anche incontrare altri deputati che sono lì, sono sicuramente il giorno che andremo, il 17 di dicembre ci sarà la legge di stabilità, quindi avremo un enorme numero di deputati da poter incontrare. Per concludere, qual è il futuro? Adesso vediamo da un anno, da questo accorpamento che c'è stato nel settembre-ottobre 2012, qual è il futuro del PES Mozzillo e della scuola media Croce Mozzillo? Ma noi non vogliamo una grande scuola, noi vogliamo essere una scuola con quattro corsi, così come abbiamo ora, perché abbiamo una condizione familiare della scuola. Io personalmente e tutti i miei colleghi conoscono precisamente tutti gli alunni di questa scuola, in modo che esiste proprio un rapporto familiare. Voi sentite in questo momento sicuramente un vociare alle spalle della mia intervista, perché ci sono le mamme che stanno colloquiando con i professori, ma è un colloquiare molto familiare, un colloquiare che è diverso dalle altre scuole. L'idea del contatto perenne fra scuola e alunni. Scuola famiglia. Stavo aggiungendo a tutta la programmazione che abbiamo già in itinere quest'anno, oltre che la famosa banda, ormai famosa perché è la prima banda cittadina dei minori nella nostra città, da scuola Mozzillo, ha ormai da 15 anni una banda di 50 elementi che escono a Carnevale, ma anche a Natale, la vedrete in giro per le vie cittadine durante le feste natalizie. E poi abbiamo in programmazione anche l'uscita delle terze in Sicilia, quest'anno faremo 4 giorni in Sicilia con il viaggio in traghetto, quindi sarà per i ragazzi veramente una cosa molto eccezionale. Poi dico io, questa è la prima scuola di Manfredonia, la prima scuola con origini storiche. Qui ha fatto gli esami di Stato anche il nostro carissimo Lucio Dalla. Lucio Dalla è venuto in questa scuola, ha fatto gli esami. Noi abbiamo una storia, vogliamo continuarla, e noi ci siamo. Noi siamo qui per continuare la storia. Ringraziando il professor Nicola Palumbo, buonasera, azione di Stato, grazie.